Enrico Daga, assessore alla programmazione e bilancio della provincia di Sassari, consigliere comunale, presidente del CTL, oggi come candidato a sindaco. Le motivazioni di questa scelta? Le motivazioni derivano dal fatto che chi fa politica, chi l'ha fatta con l'intensità con cui ho operato io in questi anni, non si può sottrarre da una chiamata così importante, da questo onore che il Partito Democratico a tutti i livelli mi ha assegnato, cioè quello di rappresentarlo in questa competizione elettorale. Le motivazioni interiori sono semplici, c'è una sfida generazionale, c'è la possibilità di fare una vera rivoluzione, con una semplice X e scrivendo il mio nome sul foglio elettorale si può relegare, come dire, alla storia un gruppo dirigente che ha governato per 30 anni e si può dare fiducia ad una nuova generazione che si candida a fare il cambiamento. Ovviamente questo cambiamento non può essere il cambiamento che può fare una sola persona, non esistono uomini della provvidenza, non esistono persone che fanno i miracoli, esistono persone che conoscono a fondo la società algherese in tutte le sue articolazioni e che ha il dovere di metterle in campo, di chiedere uno sforzo grandissimo, che deve essere uno sforzo scevro da ideologie, scevro da canoni precostituiti, che io chiamo quelli del Novecento, e che sappia valorizzare al meglio tutte quelle esperienze, quella voglia che è ancora latente, che c'è ancora, io lo sento quotidianamente in questa città, di esprimersi, di rilanciare Alghero, di impegnarsi per Alghero, che troppo spesso la politica ha soffocato. Quindi insomma, in questa scelta coraggiosa, perché devo dire che alcuni navigano magari in acque molto meno gettate delle mie, hanno condizioni molto diverse, perché ci sono nomi, come dire, altisonanti che hanno fatto la storia della politica locale e quindi si sentono di avere già la vittoria in tasca. Io sono convinto che invece gli alghiresi questa volta non si faranno sfuggire questa occasione. Diciamo che, per sintetizzare, è una battaglia generazionale dove ci sono due tesi diverse. Non demonizziamo nessuno, perché nell'altro campo, nel campo che è rappresentato da Mario Bruno, ci sono persone, insomma, anche cari amici, che io rispetto con grande stima, ma che però in questo caso noi stiamo facendo veramente una rivoluzione, una piccola rivoluzione generazionale. Da cittadino e da consigliere comunale, conosci perfettamente la città, quali sono le maggiori lacune nel comune di Alghero? Ma innanzitutto la maggiore lacuna è quella che i cittadini di Alghero si sentono esuli nella loro città. Non ci sentiamo, come dire, in qualche maniera i padroni di casa, perché chi abita, chi vive in una città sporca, lurida, pessimamente manutenzionata, dove c'è proprio uno scollamento della funzione pubblica nei confronti degli esigenze dei cittadini, e noi dobbiamo ridare dignità, orgoglio di appartenenza e vivere in una città organizzata, ordinata, anche e soprattutto nelle periferie. E quindi se c'è da fare un sacrificio, se c'è da fare uno sforzo, lo si può fare in tutti i settori, tranne in quello che ci dà dignità di esseri umani, in un posto che veramente non può più essere un grande immondezzaio come quello in cui stiamo vivendo questi anni. Ovviamente ci sono delle soluzioni, degli interventi che noi dovremmo saper fare a brevissimo termine, quindi già dalle prime settimane lavorare per una fortissima operazione di pulizia e di decoro urbano, anche perché saremo in vista della stagione estiva, insomma, della presenza massiva dei nostri visitatori, ma vanno fatte anche delle modifiche in seno proprio al governo delle procedure, e anche capire quanto è possibile modificare il rapporto con la società che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Ci sono alcune esperienze in Sardegna, penso a Nuoro, che ha raggiunto ormai il 65% di raccolta differenziata, in cui è l'amministrazione comunale che con una partecipata che con una società privata gestisce la raccolta dei rifiuti, quindi 51% del comune e 49% i privati, per cui c'è un controllo, cioè la proprietà che è in mano alla comunità locale, che è in grado comunque di revocare, di intervenire in tempo reale sulle carenze. C'è un altro modello, che è quello di Cagliari, che magari negli anni in cui è stato implementato ha avuto maggiore difficoltà, che è quello di spezzettare gli appalti, dividere per zone e per competenze, che consente appunto di avere in qualche maniera un approccio anche settoriale rispetto alle esigenze. Immaginate la raccolta dei rifiuti, immaginate la differenziata, immaginiamo la pulizia delle spiagge, la pulizia del litorale, l'intervento nelle nostre aree periferiche. Insomma, possono essere, come dire,
tutti i ragionamenti che possono essere frutto di un ragionamento, di un sistema studiato ad hoc, non più i predoni che arrivano da fuori, che fanno business con le nostre risorse, che magari per i primi 2 anni, quando hanno vinto la gara d'appalto, tengono la città pulita e portano qui macchinari ad alta tecnologia, e dal terzo anno in poi, fino alla fine dell'appalto, disinvestono per arrivare, così come è successo oggi, ma è successo anche ai tempi della Saspi, tutti voi vi ricorderete anche l'esperienza della Saspi, in cui alla fine, negli ultimi anni di gestione delle aziende che sono succedute, abbiamo vissuto veramente nell'immondizia. Quindi anche l'approccio sistemico. Parliamo di servizi sociali, turismo, lavoro, che sono chiaramente estremamente collegati. Da dove partiamo per ricostruire questa città? Sono tutte logiche, insomma, interconnesse, sono aspetti, tutti gli aspetti di un prisma che ha varie facce, deve essere affrontato con un'unica prospettiva, cioè quella, i nodi dello sviluppo. Noi abbiamo avuto fino ad oggi una politica che si è occupata in maniera preponderante della vita dei cittadini, e io dico anche che si è occupata anche di tenere proprio l'energia, lo dicevo in premessa, l'energia, le competenze, le esperienze, le capacità sempre sotto il gioco della politica. Quindi l'occupazione, la capacità di innescare nuovi meccanismi, di innescare le dinamiche dello sviluppo, devono essere frutto anche di un passo indietro dalla politica a favore di chi queste energie le vuole mettere in campo. Poi entriamo subito nel dettaglio, negli esempi. C'è chi si riempie la bocca e dice: facciamo il piano urbanistico comunale per liberare le risorse. Allora, iniziamo a dire che va messo in piedi immediatamente il cantiere del PUC, va riaperto l'ufficio del piano subito, nei primi 100 giorni, va riaperto un ufficio del piano facilmente raggiungibile, piano terra, io dico, che serve anche metaforicamente per far capire che deve essere proprio a disposizione della città, in cui professionisti, operatori, cittadini, portatori di interessi possono accedere tranquillamente. Sappiamo che un iter lungo, complesso, articolato, che ha ingessato molte città in Sardegna, perché la norma è ancora troppo burocratizzata e troppo farraginosa. Quindi mettiamo in moto i cantieri del PUC, chiederemo l'advisory, proprio il supporto dell'intelligenza, della capacità di pianificazione della facoltà di architettura, che grazie a Dio si è localizzata in questa città e siamo onorati di avere qui, ma parallelamente dobbiamo avere il coraggio, e chi sarà con me al governo di questa città, la giunta in particolare, ma tutto il sistema, insomma, che gravita intorno ai processi decisionali, dovrà essere capace di affrontare insieme a noi delle importanti sfide, che sono quelle di lavorare per comparti, utilizzando anche lo strumento delle varianti al piano urbanistico comunale, che questa volta non si devono occupare di edificare nuove seconde case o nuovi palazzoni per abbruttire ulteriormente la nostra città, ma che debbano mettere in mano a comparti della produzione. Penso a Maria Pia, penso a Surghiero di Montana, penso al tema, insomma, dell'implementazione all'interno dell'area perimetrale del parco di Porto Conte, di una importante infrastruttura nella quale io credo molto, che è un campo da golf a 18 buche internazionale progettato da grandi architetti, che possa finalmente aprire al turismo golfistico, che, badate, parliamo dello sport più diffuso al mondo, dello sport praticato dai bambini e dagli anziani di tutto il mondo anglosassone, che muove in bassa stagione importantissimi flussi e che può rimettere in grande equilibrio il bilancio della Sogel per l'arrivo, insomma, di aerei, che può mettere in moto la filiera del commercio, dei servizi e dell'accoglienza. Quindi un'infrastruttura importantissima come quella di un campo da golf. Alghero può essere un polo golfistico, quindi anche lì negoziare con la regione, avere un rapporto stretto con la regione che ci consenta di studiare per la prima volta in Europa, io credo, un campo da golf sostenibile da promuovere sotto il marchio del parco, che ci consenta di lavorare su questo segmento. Su Righiero di Montana, sotto il tema delle produzioni locali, della ricerca, dell'innovazione, del ricettivo, migliaia di metri quadri che possono essere messi a regime. Per fare cosa? Per dare occupazione, occupazione stabile, per aprire finalmente all'Europa questa città, che possa mettere in campo, insomma, importantissime economie. È il sistema sociale. Io non posso che vedere una consulta del volontariato che consenta al plus, al piano locale, assistenza alla persona, di avere un braccio armato operativo che possa, insomma, in qualche maniera rappresentare tutta quella che è la complessità dei bisogni delle persone, dove ci sono dei volontari che stanno sul campo. E immaginiamo anche quale supporto può dare anche la Chiesa Cattolica Algherese, che, insomma, con la sua Caritas e con tutte le sue articolazioni di volontariato svolge quotidianamente in silenzio, e che può essere veramente un braccio armato da questo punto di vista, insomma, lo dico con una parola sbagliata. Però
Non possiamo disperdere energie, non possiamo più avere una visione personalistica e particolareggiata del mondo del volontariato a costoro, a questi grandi eroi che sono l'avamposto dello Stato ormai, che sostituiscono allo Stato in alcune questioni. Dobbiamo chiedere uno sforzo di sintesi, vogliamo una consulta, un rappresentante legittimato e una gestione del bilancio che insomma non è mai abbastanza, ma che ha, vuol dire, uno stanziamento corposo per affrontare insieme le emergenze. Quindi insomma un lavoro corale che non può essere fatto tutto sulle spalle del sindaco o di un assessore competente. Per una rinascita di Alghero insomma c'è bisogno non solo di tanto impegno ma sicuramente anche di finanziamenti, perché poi parliamo sempre di disponibilità economiche da impiegare nelle criticità. Quindi nel concreto, primi 100 giorni di governo, il candidato Enrico Daga cosa metterà in atto? Allora, siamo in una fase straordinariamente importante. Intanto il Partito Democratico, che io rappresento in città, è oggi al governo della regione Sardegna e le tematiche dello sviluppo e della solidarietà sono al centro, sono fondanti per quanto riguarda la visione della società che il Partito Democratico ha in sé. Governiamo a Roma con Matteo Renzi, che insomma dimostra di essere un uomo coraggioso, e io insomma ho preso fiducia, mi sono voluto candidare anche perché ho visto questo ragazzo di 39 anni che ha voluto assumere su di sé la responsabilità di governare in un paese in una situazione difficile come l'Italia. Quindi insomma un'interlocuzione forte e diretta con la regione, con la quale non bisogna andare con il cappello in mano a chiedere risorse, come qualcuno ci è abituati a fare e poi lamentarsi perché le risorse non arrivano. Ma noi con la regione dobbiamo avere un rapporto, e con la provincia, che io conosco a fondo, dobbiamo avere un rapporto diretto e costante, creare una forte alleanza, una rete che sia capace di candidarsi per le innumerevoli fonti di finanziamento che derivano dalla comunità europea. Badate, siamo all'inizio del ciclo di programmazione europea 2014-2020. Il tema dell'inclusione sociale, il tema dell'innovazione, il tema della sostenibilità sono centrali per le politiche comunitarie. Non esiste una comunità europea che finanzia a pioggia, così come abbiamo immaginato e ci rendiamo conto che così non è successo, che possa finanziare a pioggia le comunità locali. Per intercettare i fondi della comunità europea bisogna allestire quanto prima, immediatamente, un ufficio di programmazione comunitaria, bisogna essere in grado di allearsi con i livelli sovraordinati, quindi con la provincia o quello che diventeranno le province, con la regione, e candidarsi in rete con altre regioni d'Europa per avere finanziamenti, per svolgere le funzioni vitali per questa comunità. Guardate, ci sono regioni, ci sono distretti, ci sono territori, macro regioni in Europa che attingono finanziamenti a piene mani, anche di altri paesi, ma anche in Italia. La Puglia, per esempio, sta lavorando benissimo, la Lombardia, la Toscana, che hanno degli uffici aperti a Bruxelles, che proprio utilizzando il linguaggio brussellese sono in grado di intercettare somme importantissime. Noi stessi come province abbiamo dato dimostrazione che questo è possibile perché abbiamo un ufficio di programmazione ben organizzato. Ecco, questa esperienza che mi porto sulle spalle è un'esperienza che metto a disposizione della città. Sicuramente sarà difficile, come dire, la partenza, perché è tutto da fare, perché ereditiamo una situazione veramente disastrosa, però le energie non ci mancano, la motivazione, le relazioni, la capacità proprio di affrontare anche di petto le situazioni insomma anche le più difficili fanno parte del mio patrimonio genetico, anche perché insomma chi vive in questa città, chi opera in questa città sa che è tutto molto difficile anche a causa dell'insularità e del degrado e proprio della crisi occupazionale che sta intorno a questo territorio. Noi abbiamo 14.000 disoccupati nell'area prospiciente Alghero, quindi insomma è tutto più difficile. Io definisco gli operatori, insomma chi vive in questo territorio, proprio quasi un eroe moderno. Però dico anche questo e faccio un appello a chi mi ascolta: diffidate di quelli che dicono di avere relazioni ma che sappiamo che queste relazioni poi non portano a niente, magari qualche comunicato stampa. I buoni propositi ci sono tutti, la realtà, come dicevi, è molto dura e molto difficile, però noi facciamo in bocca al lupo. Grazie, crepi.